Covid, campagna vaccinale anticipata, Schillaci, punteremo molto su farmacisti e medici di famiglia. Papa Francesco accoglie i dipendenti della Farmacia Vaticana, il vostro non è un mestiere, è una missione. Farmacista più Margiotta di Farmacisti Insieme, al congresso i temi della medicina di genere. Farmacia dei Servizi, oggi un incontro al Nobile Collegio. Buongiorno, bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Saranno disponibili già a partire dalla settimana prossima i nuovi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante XBB attualmente in circolazione. A tranquillizzare sui tempi delle immunizzazioni contro il virus SARS-CoV-2 è il ministro della Salute Orazio Schillaci, che sottolinea che la campagna vedrà impegnati in prima linea in questa fase i medici di famiglia e le farmacie. Il vaccino, ricorda Schillaci, è un presidio fondamentale del raccomandato per le categorie fragili, gli ultra-sessantenni, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Sarà comunque gratis per tutti, come è stato finora, anche perché non rientra nelle categorie per cui è raccomandato. In occasione dei 150 anni dalla fondazione della Farmacia Vaticana, Papa Francesco ha ricevuto in udienza lunedì 18 settembre i dipendenti della farmacia, ringraziandoli per il loro impegno, un ringraziamento che ha esteso a tutti i farmacisti, sottolineando: il vostro non è un mestiere, è una missione. Il Pontefice ringrazia i farmacisti per la professionalità e la dedizione, ma anche per lo spirito di accoglienza e disponibilità con cui svolgono il proprio lavoro, che talvolta richiede fatica e disponibilità al sacrificio. Quest'anno Farmacista Più è giunto alla 10ª edizione. Noi, come Farmacisti Insieme, abbiamo sempre partecipato e ogni anno abbiamo portato il nostro contributo, onorate e felici di poter portare la nostra testimonianza. Lo ha dichiarato a Federpharma Channel Angela Margiotta, presidente di Farmacisti Insieme, che ha ringraziato Federpharma, Fofi, Utifar e Fondazione Cannavò per l'impegno nell'organizzazione. Ma ascoltiamo le sue parole. Farmacista Più è sempre stata una fucina di idee da cui poi partivano tanti progetti. La rete veramente viene fuori con Farmacista Più, perché la rete è di tutti, e quindi noi a maggior ragione siamo contente e felici di poter partecipare e ci impegniamo per poterci essere. È in programma questa mattina alle 10 l'incontro Farmacia dei Servizi, primo presidio sanitario di prossimità, il consolidamento del ruolo del farmacista dal counseling alla vaccinazione, che vedrà riuniti clinici, stakeholder, istituzioni e rappresentanti dei pazienti. L'incontro, che è il patrocinio di Federpharma e della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, si terrà al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico a Roma. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.